Benvenuto o bentornato sul mio canale. Se ultimamente ti senti spesso ansioso, questo video potrebbe fare al caso tuo. Vorrei che tu usassi questo momento come un tuo spazio per rilassarti e ricordarti di cosa hai bisogno quando ti senti più ansioso. E soprattutto quando non sai come fare. Chi tenta di combattere l'ansia spesso rischia di alzare il proprio livello di stress, perché per farlo si concentra troppo sulle proprie ansie. È come un cane che si morde la coda. Chi si trova spesso a combattere contro l'ansia sa bene che non si tratta di una guerra, ma di una serie di battaglie infinite. Ma per fortuna c'è una buona notizia. Sappi che c'è la possibilità di tenerla sotto controllo e soprattutto devi imparare questo modo, perché per te è fondamentale per vivere una vita piacevole, per imparare a controllare la tua ansia e soprattutto a non alimentarla. Ci sono dunque piccoli consigli pratici. Adesso, prima di iniziare, sdraiati e siediti in un posto a te comodo. C'è tutto il tempo di cui hai bisogno. Rilassati. Fai un bel respiro e lascia andare tutta la tensione. Prenditi questo momento per staccare mentalmente e apprendere con consapevolezza. Prova a capire quali siano i consigli che ti possono aiutare di più, che puoi mettere in atto nelle tue giornate. Quando ti senti ansioso, fai un respiro lento. Continua a respirare lentamente per 3 minuti mentre tieni le spalle abbassate e gentilmente rilassi il collo. Sii consapevole delle tue emozioni. Nominale ad alta voce usando parole precise. Ad esempio, in questo momento mi sento molto agitato. Metti a posto qualcosa che trovi in disordine. L'ordine fisico tende a trasmettere l'ordine mentale. Fai una gita di un giorno immerso nella natura. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il verde e i paesaggi calmano la mente. Fai un bagno. L'acqua calda scioglie le tensioni muscolari. Quando qualcosa ti trasmette ansia, fatti queste domande. Qual è la cosa peggiore che mi potrebbe accadere? E cosa farei se mi accadesse? Risponditi mentalmente e se preferisci scrivilo su un foglio. Se sei magari al lavoro e ti senti bloccato di fronte ad un problema, prenditi una pausa e fai altro. In questo modo consentirai alla tua mente di elaborare il problema in sottofondo e tu ti rilasserai. Fai qualcosa che hai rimandato da tempo, una telefonata, una mail, ti farà star meglio perché sentirai che il tempo non ti sta sfuggendo di mano. Coccola un animale domestico, si chiama pet therapy. Ed è scientificamente testato che faccia star meglio a chi soffre di depressione e di ansia. Oppure gioca con un bambino, può essere tuo figlio o anche un vicino di casa. Il modo di vedere la realtà dei bambini e il loro vivere nel presente e la capacità di calarsi in un mondo immaginario è benefico per sciogliere le tensioni. Se sei spesso negativo e pensi che un semplice evento possa diventare una catastrofe,
devi sapere che il pensiero negativo è molto dannoso. E quando ti sorprendi a pensare in questo modo, fermati e volgi tutto in positivo per quanto ti è possibile. Non rimuginare sugli errori commessi, ma guarda avanti e chiediti qual è il modo di superare la situazione che ti mette ansia. Temi le novità? Cerca di capire se la tua ansia è causata dai cambiamenti e se tendi a reagire ad essi o agli imprevisti come se fossero delle minacce. Fai la lista delle cose che stanno andando bene nella tua vita e leggila spesso. Vai ad una lezione di yoga o prova a farla guardando qualche video su YouTube. Questa antica tecnica, questa antica disciplina, ha effetti molto positivi sulla psiche. Chiedi ad un amico di raccontarti un evento che li ha resi ansiosi e come hanno superato le loro ansie. Il confronto è sempre positivo in questo caso. Ogni tanto, concediti il lusso della lentezza. Smetti di correre. Fa tutto con ritmi più in armonia con il tuo bioritmo naturale. Se qualcosa ti preoccupa, chiedi un parere ad una persona di cui ti fidi. Fai una corsa. Correre è un potente antidepressivo. Ridi ad alta voce e a bocca aperta, anche se sei da solo. Ridere ha un effetto benefico, ma devi fare una risata sonora. Oppure immagina di guardare da una prospettiva futura i problemi che ti generano ansia. Fai come se li avessi già superati. Il problema ti sembrerà più piccolo e più lontano. Immagina che accada una cosa che ti genera molta ansia. Prendi un foglio e scrivi come la risolveresti, anche se realmente non sta accadendo. Punto per punto. Confrontare le paure e preparare dei piani per affrontarle farà sentire preparati e pronti all'azione, ovvero più calmi. Evita la caffeina. Non è la sostanza più adatta se sei sotto pressione, perché ha un impatto diretto sul tuo sistema nervoso. Dormi 8 o 9 ore per notte. È rinomato che l'insonnia o il rimanere sveglia a lungo provochi ansia. Non ti focalizzare a lungo su ciò che accadrà. Vivi nel presente come insegna la meditazione, che ha ottimi effetti sul controllo dell'ansia. Anche se non sei una persona sportiva, ricordati di fare movimento fisico di qualsiasi tipo, da una camminata ad un giro in bicicletta. È la cosa più efficace quando la mente è piena di pensieri. Questi sono i consigli pratici che possono aiutarti nel momento del bisogno, quando forse sedersi e cercare di comprendere il messaggio che l'ansia ci vuole dire è troppo difficile. Non rimproverarti in queste giornate. Tutti abbiamo dei momenti dove non ce la sentiamo o preferiamo rimandare il fatto di affrontare un problema troppo pesante. Non è importante realizzare tutti questi consigli, ne bastano pochi, quelli più adatti a te. Riguarda e riascolta questo video tutte le volte che lo ritieni necessario. Spero di esserti stato utile. Ti ringrazio per l'ascolto. A presto.